Ciao a tutti i lettori di Windows Blog Italia da Marco Rinaldi. E nei giorni scorsi abbiamo fatto vedere il test bench fatto con VP Bench di Samsung Omnia W, Samsung Omnia 7 e Nokia Lumia 710. Oggi aggiungiamo a questi dispositivi i HTC Titan, quello che si presenta come il più potente dei Windows Phone. Lanciamo VP Bench e abbiamo messo il telefono in modalità aereo, così come avevamo fatto con gli altri tre dispositivi, in modo da non avere altri programmi in background che fanno delle operazioni di sincronizzazione, download e così via. Quindi andiamo su Speed e lanciamo il test. Nello scorso test il dispositivo che si era comportato meglio era stato l'Omnia W con 14.738 millisecondi. Qua abbiamo 13.880 millisecondi che confermano la potenza maggiore della CPU del Titan grazie al clock di 1.5 GHz. La memoria del Titan si presenta velocissima rispetto a quella degli altri dispositivi perché ha scritto in 20.000 millisecondi, mentre l'Omnia W ne aveva perso i 30.000, il Nokia Lumia 710 addirittura 36.000. Quindi oltre 10.000 millisecondi in meno. Vuol dire che la memoria interna usata da HTC è decisamente migliore. Mentre riguardo la GPU abbiamo in media 39 fps, che è esattamente lo stesso risultato ottenuto dagli altri dispositivi, cioè dall'Omnia W e dal Lumia 710. Quindi come comparto grafico siamo sullo stesso livello. Abbiamo solo una maggiore potenza in CPU e soprattutto nella memoria interna. E infatti il punteggio complessivo è di 95,37, mentre Omnia W e Lumia 710 avevano preso 87, qualcosa. Qua siamo sul 95, quindi decisamente superiore. Con questo è tutto. Un saluto a tutti da Marco Rinaldi per WindowsBlogItalia.com.